Benvenuti qui su Cali Sicilia, ragazzi, ben ritrovati qui con un nuovo episodio della carriera. Back to back episodio di carriera non succedeva da un po', ma per i playoff lo facciamo più che volentieri, e anche perché a una certa deve finire questa carriera che dobbiamo iniziare il MyGM estivo, no? Lo sappiamo entrambi. Bene, oggi gara 1 contro i Milwaukee Bucks. Finali di conference. Prima di iniziare vi ricordo anche che questa sera sarò in live con voi per giocare gara 2 di questa serie, quindi mi raccomando, il link in descrizione, lasciate il follow, siateci perché saranno tostissime queste partite, già lo so. E dopo un po' di Park, un po' di Uncharted, non lo so, vediamo ragazzi, vi aspetto su Twitch. Sì, siamo pronti. Conference Final, Game 1. Sì. Sì. Il suo tiro di destro. Oh sì. Tiro di destro. Attento Kumbo che posterizza Ben Simmons. Forse l'unica cosa realistica di questa prevision. Signori, palla 2 pronta per essere alzata. Dopo aver sudato le proverbiali 7 camicie, ma che in realtà sono state magliette, bestemmie, joystick rotti e di tutto e di più in 7 partite contro i Toronto Raptors, sfidiamo i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, che comincia subito puntandoci malamente. Post fade sbagliato, bene. Subito una cosa positiva, Ben, passami la palla. Sì, vedo che siamo abbastanza in ritmo dalla partita prima. Triple transizione, rilascio perfetto. E tra l'altro ci stavo pensando l'altra sera. Ho notato che quest'anno la 2K bisogna dargli un piccolissimo applauso, nel senso che le simulazioni dei playoff sono più o meno realistiche. Dai, non mi ha fatto l'animazione. Nel senso che i Bucks sono arrivati in finale di conference come nella realtà, e noi abbiamo battuto in 7 gare i Toronto Raptors, che diciamo nella realtà hanno fatto il contrario in 7 gare contro i Sixers, vista la nostra assenza, chiaramente, no? Fallo di Antetokounmpo, perfetto, proprio questo volevo. Quindi tutto sommato almeno una cosa positiva gliela possiamo dire quest'anno. Poi, nel senso, non mi sembra che ci sia da vantarsi a riguardo. Però, intanto 5, Tropeolo 0, Milwaukee Bucks. Così. Pare che non sia neanche finita gara 7 del secondo turno, praticamente. Il mostro J.R. Tropeolo. Mio Dio, 9 punti per lui, 9 Philadelphia, 0 Milwaukee Bucks. Altro rimbalzo offensivo, stoppato da Gianni, sapevo che non dovevo tirare. E finalmente, è il terzo rimbalzo in attacco che li prendo a Gianni, se finalmente riesco a segnare un tiro, questa volta anche col fallo e col tiro libero realizzato, e ancora più importante ragazzi, secondo fallo di Antetokounmpo, è entrato Donte Di Vincenzo, mio quasi compatriota, li voglio bene come se fosse un fratello, ma adesso lo massacriamo in difesa come se non ci fosse un domani. Eccoci qua. Ah, ho segnato tutti i punti di Philadelphia. Appena usciamo prendiamo meno 20 di parziale. Perfetto. Bello. Potevo segnare, ma facciamo il primo asse di serata. Facciamo fare un po' qualche punto agli altri, perché sennò diventa greve la situazione. Too easy like that. 18 J.R. Tropeolo, 19 Milwaukee Bucks, 20 totali per i Sixers. Ho paurissima della simulazione. Probabilmente non serviva questo Eurostep, però l'abbiamo fatto per fare una cosa divertente in più. Più 3. Eccolo qua il momento in cui mi cambiano. 5 secondi e 3 da giocare nel primo quarto. Vediamo quanto sotto siamo alla rientrata in campo. Più 4, incredibile. Abbiamo 20 punti nel primo quarto. Non so se è un record, ma insomma, sono comunque tanti. Eccoci qua. Benissimo, JJ Redick in campo. Il suo gioca praticamente da solo. Stuck. Antetokounmpo, stai bello in aria. Vai. Stai bello in aria come negli anni 90, mi raccomando, eh. Beh, ma scusami, che animazione sarebbe questa di difesa? Mi scusi, che animazione sarebbe quella lì? Ci togliamo?
Ok, ha detto Kumba, ma sono i playoff, spendiamo un fallo, casomai. Io avevo premuto triangolo, non... come se non fosse successo niente. Benissimo. E questo come lo fermi? Boh. Come lo fermi quello? Boh. Hola. Finalmente Simmons, cioè, finalmente, mamma mia, brutta difesa dei Bucks, gran schiacciata però di Simmons, bella palla mia, e siamo a meno 2, uno svantaggio, devo dire, immeritatissimo. Mi stoppa, arriva qualcuno, grazie, meno male, mi tirava uno stoppone che metà bastava, anche se in realtà a tre falli, ripensandoci, potevo buttarmi dentro cercando il fallo, che se faceva il quarto, non dico che era finita la partita, ma poco via, ecco, mi ringraziano così, perfetto. Cioè, peggio di così non potevo fare. Peggio di così non potevo fare. Vediamo se riesco a farmi perdonare perlomeno con la bomba sulla sirena. Anche da qua va bene, rilascio, figurati se segno. 4-9-4-4, vantaggio immeritato, lo dico veramente. E se stiamo giocando così bene, siamo sotto di 5, prevedo una serie veramente difficoltosa. Ho la metà dei punti della squadra senza aver segnato il secondo quarto. Praticamente, se gli altri si cominciano a dare una svegliata, forse vinciamo sta partita. Ricominciamo dalla cosiddetta linea della carità a rimetterci in ritmo in questo secondo tempo. 23esimo punto per noi, primo punto dei Sixers nel secondo tempo. Guarda caso, primo e secondo, guarda caso un po' chi disegna. Devo dire che i Bucks hanno problemi di falli, quindi se siamo bravi a sfruttarli, attento Kumpo 3, Nerlens Noel 3 e anche qualcun altro 3. Quindi se siamo bravi potremmo fare un bel lavoro. Ma Markelo sharp shot shooter. Io questo com'è che si ma 12 su 17 dal campo, 26 punti. Fra, ero solo. Devi passare la muscala o a me. Perché ogni tanto faccio queste schiacciate clamorose, non si sa. Non si sa, in mezzo a Thornbaker, attento un po', penso bene andare a schiacciare. Finalmente una scossa per me in questo secondo quarto. Occhio. Niente. Sono rincoglioniti da paura, sono. Oh. Stoppo i centri. E faccio canestro dall'altra parte. Stoppo i centri e faccio canestro dall'altra parte. 28 per noi. Essere veramente cazzoni, potevo tirare da tre punti, ma preferisco due sicuri che tre rischiosi. Ci mette la mano Ben? Sì, ti trasto Ben, se la meritava dopo averla recuperata. Sì, cazzo, parzialino importante in una partita così tirata, già un vantaggio di 5 e cosa non da poco. Timeout Bucks, momento di difficoltà per loro, let's go. L'ha fatta uscire. L'ha fatta veramente uscire. Non ci sto credendo. Più fallo di Dario Saric. Porca puttana, sto gioco del cazzo, Dio santo. È certo. 63-61, 71-66. No, 66-61, 71-66. 10-0 di parziale. È certo. Se fossi l'MVP, volevo dirlo prima di tirare, se fossi l'MVP risponderei a queste provocazioni con un canestro uno contro uno contro Giannis. E adesso la sfida mi sembra più diretta che mai. Bella per Sims, due punti, perfetto. Lato debole, tranquillamente, state pure su Thornmaker, mitico micidiale tiratore da tre punti, e non ci stacchiamo, mi raccomando, bravi. Non è venuta fuori la riga del contest e ha segnato.
mi pareva un po' tutto troppo bello il primo quarto, il primo tempo. 7-8, 7-4, eravamo avanti sopra giustamente, torniamo in svantaggio ingiustamente, continuo a dirlo, dovremmo essere noi sopra, il che mi preoccupa tantissimo. Non abbiamo giocato bene il terzo quarto, parlo personalmente, troppe palle perse, quindi è giusto che effettivamente anche facciamo difficoltà. Certo, Fulz ha avuto una sfuriata, Simons ha avuto una sfuriata, gli altri, non sono scesi in campo oggi. 10 minuti a giocare, 4 punti da recuperare, fattibilissimo chiaramente il nostro obiettivo. Finalmente non marchiamo Antetokounmpo perché non è in campo, sarebbe da provare a fare un parziale adesso perché sta giocando una partita ai limiti dell'impossibile. Bella palla questa, meno 5, sarà durissima. Sarà durissima, non vorrei dire, ma mi sembra di vedere lo schema della serie con Toronto, ovvero script vergognoso, le prime per essere sotto e poi farti rimontare e farti vincere in 7. Se ti fa vincere, non lo so, magari sono troppo pessimista, vediamo come finisce. JJ contro Cosa, in qualche maniera ci salviamo, fammi tornare qua. Rosso, rosso, grazie, vorrà dire qualcosa, no? Rosso che c'è scritto là. Doppia doppia con questo assist, ragazzi. Decimo per Markello. Ormai ci raddoppiano, mi sembra, abbastanza costantemente. Nonostante che, come vedete, sì, ok, 30 punti, per l'amor di Dio, non sono pochi, ma per le nostre medie sono veramente pochi, a dire la verità. Altra difesa ignobile. Ragazzi, cioè, noi facciamo canestro ogni tanto, loro lo fanno sempre. La soluzione del caso è abbastanza automatica, direi. Ma grazie, ok, mi rimettono in partita i Bucks. Media distanza 7 punti, un paio di triple e tanti canestri da sotto come sempre, perché purtroppo quest'anno è un po' così. Forse non so giocare io, non lo so. Vabbè ragazzi, non poniamoci queste domande in gara 1 delle finali di conference. Ah, sì, sì, fra, sì, sì, importante. Sì, importante, la ladrata di Jair Tropeolo, la magata di Jair Tropeolo, impeto. Non so se attaccare quello personale o arrischiarmi a prendere quello di squadra. Dammi qua, va. Fultz, che partitone sta facendo Fultz. Mamma mia, chi sarebbe quello lì? Nick Nurse, per caso? Che cazzo ci fa lì? Non ho capito, vabbè, chi se ne frega. Pari 95, signori. No, ragazzi, poi ho fatto fallo io che neanche ero lì. Cioè, è immarcabile. Non è marcabile. Non è marcabile, ha detto Kumpo. Ne avrà fatti 50. Ne avrà fatti 50. È immarcabile. È immarcabile, ragazzi. Cioè, ci stiamo capendo? Cioè. Non si può. Se è all'impeto è finita. Cioè, se è all'impeto è finita. Perfetto, e quindi da buona 2K che si rispetti, gara 1 l'abbiamo persa. Però questa volta, a differenza di Toronto, in cui gara 1, vi ricordo, uno script di un livello mostruoso, non mi sento di dire troppo la colpa allo script, quanto più al fatto che Antetokounmpo in questa modalità, in questa difficoltà, in questa partita, ma presumo in tutte le altre, non è marcabile. Cioè ragazzi, 50 punti, adesso vi faccio vedere le statistiche, 50, non dico per dire 50 punti, 50 ne ha fatti questo, 50. Direi ragazzi che queste statistiche parlano da sole. Mi ero perso perché probabilmente era un panchina, l'uno su uno da 3 punti. Come si fa a vincere una partita contro uno di questi qua? Il problema è che se io faccio una partita del genere, non è detto che vinciamo, questo è il problema. Questo è il problema, non è detto che vinciamo, è vero che anche loro stavano rischiando di perdere, però 51, 9 rimbalzi, 6 assist, 4 recuperi, sì, 5 palle perse, una stoppata, 22 su 29 dal campo. Questo Kawhi Leonard non te lo faceva, la squadra era scriptatissima, buggatissima, Valanciunas, oh mio Dio, Will Chamberlain, ma questo nessuno te lo faceva ai Raptors, 22 su 29 da solo, io... Non so che altro dirvi, abbiamo buttato via un'altra volta un fattore campo in queste serie di playoff. Spero questo video vi sia piaciuto. Come ho detto, ci vediamo questa sera per gara 2 e che Dio ce la mandi buona, raga. Alla prossima, bella.